Benvenuto, benvenuta in questo video. Quella che stiamo per vedere, quella che stiamo per praticare, chiaramente, è una sessione di fitness sicuro particolarmente dedicata al miglioramento posturale generale. Cosa che detta così vuol dire poco, effettivamente, perché migliorare la postura può voler dire tante cose, ma in effetti all'interno della sessione andremo a fare diverse cose. Andremo a fare degli allungamenti, andremo a fare della mobilità e del rinforzo attivo, andremo a utilizzare chi ce l'ha un elastico, chi non ce l'ha, va bene anche un bastone. Proprio perché migliorare la postura vuol dire dare al nostro corpo diversi stimoli, perché diversi sono gli stimoli negativi che potrebbe aver accumulato nel tempo. È una sessione concentrata, quindi una sessione che dura meno di 15 minuti. Chi è un pochettino più esperto può anche ripeterla due volte a fila, chiaramente se ne ha desiderio. Questa fa parte delle sessioni di prova che ho preparato in occasione dell'aggiornamento del mio percorso fitness sicuro, e quindi magari c'è chi scopre un po' per la prima volta queste metodiche, è meglio non esagerare con, siccome ne ho anche preparate diverse, tante sessioni molto lunghe, assolutamente, quindi anche per dare la possibilità un po' a tutti di assaggiare tutte le cose che si possono fare per migliorare la postura, ma per migliorare il benessere a 360 gradi, perché a questo serve fondamentalmente la mia metodica. Bene, allora andiamo ad iniziare la nostra sessione. Iniziamo in posizione in piedi, perché quindi siamo con un classico allungamento di un classico muscolo del quale mi occupo spesso, ovvero dello psoas. Andiamo una gamba avanti, una gamba indietro. Chi ha bisogno di un appoggio se lo tiene tranquillamente, raddrizzo la colonna senza buttarmi all'indietro. Il passo è buono, quindi è bello largo, e se ho bisogno di un po' più di equilibrio, volendo, sposto anche la gamba un po' più in fuori. Ci verrà comodo poi tra un attimo questo. Bene, quindi piego leggermente fino a quando non sento un po' di tensione sulla gamba davanti. E a questo punto spingo anche un po' indietro le spalle. Un bel respiro. Fuori l'aria completamente. Fuori, 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 fuori. Un altro bel respiro. E sento come quando svuoto completamente l'aria, intanto sciolgo un attimo, cambia la tensione a livello dell'arto inferiore, perché lo psoas è molto legato al diaframma, quindi cambia a seconda di inspirazione o espirazione. Andiamo dall'altra parte, quindi piego appena appena bene la gamba, questa dietro cerco di tenerla bene diritta, schiena dritta. Massima inspirazione, massima espirazione. Tutto dentro, tutto fuori. Spalle che non le curvo in avanti, cerco di tenerle indietro. Tutto dentro, tutto fuori. Fuori, e sciolgo bene. Ok, sciogliamo un po' le gambe. Sciogliamo un po', magari con un minimo di movimenti laterali, anche la colonna. E andiamo a passare all'arto superiore. Arto superiore, prima ci facciamo un paio di classiche mobilizzazioni, due o tre giri in un senso, due o tre giri nell'altro, giusto per lubrificare un attimo. Ripeto, queste sono sessioni concentrate nel quale, insomma, cerchiamo di fare un po' di esplorazione generale di quello che si può fare per migliorare i vari aspetti posturali. Appunto, ripetendo due volte a fila la sessione, si vanno a raddoppiare gli stimoli, e sicuramente, anche se, diciamo, ci passiamo alcune cose, ci passiamo su un po' velocemente, raddoppiando chiaramente abbiamo una maggiore quantità di lavoro sui muscoli. E ottimo, e quello che andiamo a fare è schiena bene diritta, braccia a Y, pollice verso l'indietro, classico esercizio che faremo però in diverse varianti. Spingo il più indietro possibile, tenendo la schiena ferma e cercando di far sì che un gancio mi tiri verso l'alto dalla testa. Faccio massima inspirazione, massima espirazione. Tutto fuori, tutto fuori, tutto fuori, tutto fuori. Anche qua sentiamo come durante la espirazione cambi molto la tensione. Ancora. Tutto fuori. Fuori. Un pochettino di formicoli sono assolutamente normali.
E sciolgo un attimo. Sempre rimanendo nella stessa posizione, andiamo sempre pollici all'indietro, ma stavolta braccia un po' più a croce, sempre schiena diritta, spalle non incassate. Vado indietro finché sento che più indietro di così semplicemente non ci va. E massima espirazione. Almeno un paio di respiri. Oh, e spingo indietro bene, spingo indietro bene, spingo indietro bene, spingo indietro bene, spingo indietro bene. E tiro su sempre il gancio che mi tira su. E sciolgo un attimo. Lo facciamo anche in estensione. Stavolta i pollici sono in avanti, sempre schiena bene diritta. Vado bene all'indietro, attenzione a non aprire indietro le braccia, le tengo bene chiuse e più indietro possibile, due bei respiri. Tutto dentro, tutto fuori, sempre le tengo bene chiuse, le tengo bene indietro. Fuori, 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 fuori,
salgo, rilasso. E lo facciamo anche in extra rotazione. Rimaniamo in piedi, mi avvicino perché si veda un po' meglio. Vado con braccia lungo i fianchi, pollici in alto, gomiti bene lungo i fianchi, pollici in realtà sono all'esterno. Sempre gancio che mi tira su, apro completamente, soltanto gli avambracci, i gomiti rimangono contro il fianco e rimangono piegati a 90 gradi. Gancio che mi tira su, massima ispirazione, massima ispirazione. Un paio di volte. Fuori, spingo bene e rilasso. Ottimo. Ora le cose si fanno interessanti perché uniamo i due esercizi di prima. È per quello che ho detto, visto che abbiamo, diciamo, siamo in questa posizione, ci fa comodo magari portare un po' il piede in fuori perché abbiamo più equilibrio. Altrimenti si può fare anche con un braccio alla volta e l'altro, che è tendenzialmente quello della gamba che è indietro, e l'altro lo uso per appoggiarmi tranquillamente. Quindi andiamo con la gamba destra indietro, vado quindi a portare in allungamento lo psoas e andiamo con le braccia a Y come abbiamo fatto prima, oppure uno solo. Spingo indietro, 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 indietro. Facciamo due bei respiri. Fuori tutto, spingo bene dietro con le braccia, spingo bene dietro con le braccia, spingo bene dietro con le braccia. E ancora uno. Spingo, 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 spingo. Senza esagerare, adesso ovviamente qua rilasso e sciolgo. Non abbiamo dei veri e propri carichi, il carico è la nostra rigidità, quindi non c'è un vero e proprio peso, però ecco, cerchiamo anche di non forzare troppo le nostre stesse strutture. Andiamo in allungamento dall'altra parte, gamba dritta bene dietro, piego leggermente quella davanti e andiamo, braccia Y, pollici indietro e via, inspiro, espiro. Spingo bene indietro. E ancora. Benissimo, e sciolgo un attimo. Mobilizziamo un po' il tratto cervicale, che è quello che quando portiamo le braccia in alto va un pochettino di più a rigidirsi, quindi spingo in basso le scapole e faccio un pochettino di movimenti di inclinazione, delicati delicati. Andremo adesso a rifare la stessa cosa con le braccia in apertura, che è ancora un movimento che ha senso abbinare all'allungamento dello psoas.
gli altri che abbiamo fatto all'indietro e in extra rotazione. Sì, mani, non aggiunge nulla. Mentre invece con l'apertura delle braccia possiamo sentire che la tensione della gamba cambia anche addirittura. Quindi vado, gamba diritta, piego, creo un po' di tensione, non mi butto all'indietro. Una o due braccia che vanno bene all'indietro, oppure con i pollici all'indietro, molto molto simile. Inspiro ed espiro. Bene, fuori, bene, fuori, bene, spingo indietro. E rilasso, sciolgo. Andiamo dall'altra parte. Vado, piego, schiena dritta. Vado indietro, 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 indietro. Sempre dritto bene con la testa. Massima ispirazione. Indietro, 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 bene, fuori, 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 fuori,
rilasso. Ora, come dicevo, chi ha un elastico di qualsiasi tipo lo prende, altrimenti ci va bene anche un bastone, perché in realtà il nostro elastico lo andremo ad aprire veramente un minimo. Quindi se simulo so un bastone, simulo di avercelo, non c'è problema. Allora, sono in posizione in piedi, vado a portare, attenzione quindi, se ho un elastico e soprattutto se è un elastico molto molle, devo tenerlo bene vicino perché voglio creare tensione quando veramente sì, l'ho aperto un pochino, ma non l'ho aperto completamente. Ok? Quindi l'idea è braccia più o meno larghe come i fianchi, schiena bene diritta, porto su, porto su, porto su, porto su. E quando sono in questa posizione, senza forzare, però tendo un po' ad aprire l'elastico, quindi creo una tensione quando sono già in tensione e tengo 5, 4, 3, 2, 1, mollo. Sciolgo un attimo, poi braccia su, braccia dritte, senza esagerare, piano piano apro. Se ho un elastico un pochino si apre, se non un bastone si apre. 3, 2, 1, rilasso. E ancora un paio di volte, vai, apro. 5, 4, 3, 2, 1, rilasso. E ancora spingo e apro. 5, 4, 3, 2, 1 e rilasso. Sciolgo un pochino. Andiamo a fare la stessa cosa da una posizione più interessante, che è la posizione seduta. Può essere una posizione seduta sulla sedia, può essere una posizione seduta a terra, se riesco a tenere una posizione seduta a terra, più o meno in questo modo. Perché è più interessante? Perché devo fare lavorare, non ho i muscoli dell'arto inferiore, quindi devo far lavorare solo i muscoli della colonna per tenermi più su possibile. Ci sono il mio gancio che mi tira su. Perfetto. Braccia. Su, 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 su. E da qua vado ad aprire. Interessante. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rilasso. Non siamo particolarmente sincronizzati con la respirazione, mi basta che non siamo in apnea. Quindi vado, raddrizzo. Gancio che mi tira su, va tirato su tutto, più su di così non si può. Bene, andiamo su con il braccio e apriamo con le braccia e apriamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e giù, rilasso. Sciolgo un pochino. E raddrizzo, gancio che mi tira su, gancio che mi tira su, gancio che mi tira su. Braccia che vanno su, braccia che vanno su, braccia che vanno su e apro completamente. Apro, apro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
giù, sciolgo il rilasso, lo facciamo ancora una volta. Quindi vado, raddrizzo, 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 ci siamo, vado su, 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 ci siamo, bene, apro, tiro, tengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e giù, sciolgo e rilasso. Mi metto in piedi, sciolgo un pochino le gambe, che abbiamo lavorato con l'allungamento dello psoas in cercare di ridurre la tensione della parte anteriore. Stessa cosa, sciolgo un pochino la colonna con dei movimenti laterali e ascolto semplicemente che cosa dice, non c'è mai la risposta giusta, potrebbe essere un po' affaticata, potrebbe essere che, ah sì, ma magari quei dolorini da, diciamo, ho smosso un po' la situazione, così come potrebbe succedere la stessa cosa a livello delle spalle, facciamo un paio di cerchi all'indietro, un paio di cerchi in avanti, anche solo come facciamo spesso per prendere un po' di confidenza con il nostro corpo dopo che abbiamo lavorato in determinati modi. Molto spesso si sente anche un po' di alleggerimento della situazione, anche immediato. Ottimo! E in questo modo la nostra sessione concentrata è terminata. Ricordo, quindi, la sessione concentrata, chi vuole la può anche ripetere due volte, che è un pochino più esperto, ma siccome sono sessioni di prova che sto preparando nell'ambito dell'aggiornamento del mio corso di allenamento fitness sicuro, insomma, ho voluto dare anche la possibilità a chi è un po' la prima volta di non esagerare con troppo volume di lavoro e soprattutto di assaggiare con le varie sessioni che sto preparando le varie cose che caratterizzano, le varie tecniche che caratterizzano la metodica fitness sicuro, che è una metodica di allenamento veramente a 360 gradi per ottenere il massimo benessere. Chi è già iscritto alle mie comunicazioni, insomma, sa già, sta vedendo queste sessioni di prova all'interno magari della mia piattaforma. Invece chi le sta trovando per la prima volta può andare a vedere, consiglio caldamente, i link nella descrizione del video per accedere a tutto, anche alle altre sessioni e a tutti quelli che sono i vari aggiornamenti e quelli di approfondimenti sulla metodica fitness sicuro vera e propria. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima!